Ok. Stesso secolo, una grandissima vittoria per la Lube. Fino a qui ci eravamo arrivati anche l'anno scorso, no? Siamo in finale nel Mondiale per Club per il secondo anno consecutivo. Guarda, prima di arrivare in finale non è facile. Siamo tutti contenti, abbiamo giocato veramente una partita tosta. Oggi proprio Resovia ci ha fatto soffrire tanto, però alla fine siamo riusciti ad uscire da un momento secondo me molto difficile e tosto, però abbiamo vinto e tutti contenti, tutti veramente molto contenti. Questo è sempre bello di giocare una finale di mondiale. Senti, nel primo set punto a punto vinto dal Camillo Placinta, il tuo allenatore in Bulgaria che ti fa i complimenti. Dicevo, nel primo set un punto a punto che aveva ridato quasi vita alla Sacco Resovia. Per me dovevamo vincere anche in primo set, abbiamo fatto qualche... cioè io non sono riuscito a definire due o tre palloni molto importanti dopo punto 20 e secondo me proprio lì abbiamo sbagliato, però guarda, ci sono i momenti quando anche l'altra squadra gioca bene e questo lo dobbiamo notare. Alla fine noi siamo i vincitori e domani ci godiamo la finale. La Lube voleva a tutti i costi questa finale, lo volevate da dentro e da fuori? Assolutamente, cioè, l'anno scorso l'abbiamo giocato, l'abbiamo perso, ci proviamo quest'anno di fare meglio di l'anno scorso. Sotto 1-0 il 17-14, cos'è cambiato? Niente, noi abbiamo... non è cambiato niente, proprio alla fine ci siamo detti, guardate ragazzi, questo è una semifinale di mondiale, quindi non possiamo aspettarci una partita facile. E come non è stata, abbiamo giocato una partita tosta e cioè non abbiamo mollato, perché era veramente difficile di stare 17-14 per loro il secondo set e rimontarlo e vincerlo, e alla fine vincere la partita. Quindi siamo stati bravi e abbiamo giocato come una squadra, questa è la cosa più importante.